Ciao a tutti, io sono Francesco Borgonovo, questo è Orso Bruno, la nostra striscia quotidiana oggi con uno sfondo diverso, appunto perché sono in viaggio e vorrei commentare con voi un po' di cose che sono successe nel corso della settimana. Abbiamo parlato nei giorni scorsi ovviamente del caso che riguarda Panzeri, articolo 1, il Partito Democratico, no? Tutto il mondo della superiorità morale, diciamo così. E c'è una cosa che mi ha colpito in questi giorni, quando ho sentito la Presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, dire che la nostra democrazia è sotto attacco. Mi colpiscono in effetti tante dichiarazioni anche, diciamo, altisonanti, no? Di queste ore relative al caso di Panzeri e degli altri. In effetti è un grosso scandalo, insomma, per la politica europea. E per carità, parliamo comunque di un sacco di soldi, 1,5 milioni di euro ritrovati nelle case, appunto, di Panzeri, di Eva Kalili e di altri. Però c'è una cosa che mi è rimasta un po' qua, no? E forse, non so, probabilmente l'avranno notata anche alcuni di voi. Cioè, tutto questo allarme, no? Tutta questa anche prosopopea nel dire questa è l'Europa che non ci piace, no? È un'Europa che non è la nostra, come ha detto Enrico Letta, tutta questa cosa è lontanissima da noi, ha detto Roberto Speranza, appunto la Metsola, con le parole sulla democrazia, il fatto che adesso, insomma, bisogna cambiare gestione, tutti i giornali che scrivono ferocemente anche. Devo dire anche da sinistra, senza alcuna pietà, no? Per queste persone, non che la meritano ovviamente, no? Giustamente fanno il loro mestiere i colleghi anche che hanno idee diverse dalle mie, e devo dire gliene va dato atto perché si stanno, insomma, stanno trattando questa cosa come giustamente va trattata. Però c'è un punto che mi lascia un po' perplesso. Qualche tempo fa, non molto tempo fa, abbiamo discusso per l'ennesima volta, qualche giorno fa in realtà, del fatto che Albert Bourla, il CEO di Pfizer, ha rifiutato per l'ennesima volta, mi pare che sia la terza, di presentarsi in audizione di fronte al Parlamento europeo. Esiste un'inchiesta, condotta da un procuratore europeo che riguarda Ursula von der Leyen e la gestione, diciamo, della questione vaccinale, l'acquisto dei vaccini. Cioè, non stiamo parlando di, come dire, una cosa secondaria, no? Cioè, Ursula von der Leyen è la donna che ha trattato anche per conto nostro con Albert Bourla, e l'ho fatto anche via messaggio, come sapete, con tanti messaggi di cui però si sono perse le tracce. Perché? Perché Ursula von der Leyen ha detto di averli cancellati. E lo stesso Bourla, CEO di Pfizer, richiesto di presentarsi e rendere conto su questo messaggio, cosa fa? La prima volta non si presenta, manda una sua sottoposta, la quale addirittura ride in faccia sostanzialmente a chi le fa delle domande, la famosa occasione, no? Poi tanto ripresa, in cui la portavoce di Pfizer dice: beh, ma certo che noi non abbiamo fatto test sulla capacità di prevenire il contagio, no? Del resto noi marciamo alla velocità della scienza, che cosa credete? Ecco, la cosa che mi lascia perplesso è questa: ma in quell'occasione era tutto normale? Cioè, oggi, di fronte a una vicenda che riguarda appunto questi parlamentari europei, che hanno, o ex parlamentari nel caso di Panzeri, che effettivamente hanno preso soldi dal Qatar, no? E, come dire, è sicuramente un episodio molto molto sgradevole, però ci sono questi toni giustamente indignati, ma invece fa parte della normale, diciamo, retorica democratica, fa parte del normale processo democratico il fatto che la Presidente della Commissione europea tratti la vendita di vaccini per miliardi, dico miliardi di euro, non 600.000, 750.000 o 1,5 milioni trovati a questi signori del Partito Socialista, ma miliardi dei contribuenti con una grossa casa farmaceutica privata, che peraltro aumenta i prezzi nel tempo, che tutto questo sia segreto, perché non si possono sapere i dettagli dei contratti, e
che si continuino a acquistare dosi senza soluzione di continuità e che richiesti, no? Questi protagonisti di questa trattativa, la von der Leyen e il simpatico Burla, richiesti di fornire informazioni alla popolazione e al Parlamento, costoro che facciano si neghino. La signora dice: ma io avevo i messaggi qui sul telefonino, li ho cancellati, che volete? Non so, ci siamo scambiati, ma è tutto regolare, ve lo diciamo noi. E Burla che insiste a non presentarsi, poi manda una sottoposta, la quale dice: no, no, ma è tutto normale, sicuramente hanno parlato di dettagli, ma insomma di cose che non sono rilevanti, che non dovete sapere, e assicuro che va tutto benissimo. È tutto normale, questo è la democrazia europea, non è minacciata da queste cose, come dice la Metsola? Siamo sicuri? Cioè, questa cosa qui non mette in pericolo la nostra democrazia, questo va bene. Ora, io non è che sto provando a sminuire, no, quello che è successo, il Qatar Gate e tutte queste cose, certo che non sto provando a sminuirle, però più ci pensavo in questi giorni, più mi tornava in mente, no, questo particolare, mi dicevo, ma per quale motivo noi oggi ci preoccupiamo della democrazia e tutte le autorità europee sono in fibrillazione, ma consideravano invece normale quella cosa lì? Cioè, lì si tratta di più soldi e di una cosa che coinvolge in fondo tutta la popolazione europea, direttamente nel suo corpo, no? Nella sua vita quotidiana. Cioè, ci sono persone che hanno perso il lavoro, sono state sospese, sono rimaste a casa senza stipendio, cioè tutto questo è la normalità, questa è la democrazia secondo l'Europa. Invece la questione del Qatar mette in discussione, mette a rischio la nostra tenuta democratica. E io ripeto, sapete, ne abbiamo parlato, credo che sia una cosa gravissima questo scandalo del Qatar, credo che dimostri il fallimento, no, di un intero mondo progressista, liberal progressista. Credo che il fatto che l'Unione Europea sia organizzata così è male, come dire, si è dimostrato, no, da questa storia, e ci dia proprio la misura definitiva, no, della tristezza di questo regime tecnocratico e della sua incapacità, no, proprio strutturale di occuparsi in maniera decorosa dei cittadini. Però io trovo che sia ancora più grave la questione dei vaccini, se non altro perché quella non ha suscitato il minimo scandalo, non ha suscitato il minimo scandalo in alcuna istituzione. Cioè, si è svegliato l'altro giorno il ministro Schillaci, grazie al cielo, con anche un bel gesto, un bell'atto di coraggio, che dice: ma forse dovremmo, scusate un attimo, riconsiderare, no, quello che abbiamo fatto, dovremmo ripensare un momento questa gestione dei vaccini, perché ci costano un sacco di soldi, l'emergenza non è più quella di prima, e poi in fondo si tratta anche di vaccini vecchi. Invece no, invece siamo ancora in mezzo a questa storia, continuiamo a spendere soldi, non sappiamo esattamente quanti, non abbiamo i dettagli dei contratti, e abbiamo firmato, abbiamo scoperto poi che sono state sottoscritte delle clausole che fanno ricadere la responsabilità dei risarcimenti sui singoli stati europei. Cioè, questa la domanda. Questo è normale? Questa è la democrazia secondo l'Unione Europea? Beh, allora se questa è la democrazia, a questo punto va bene anche il Qatar Gate, cioè che problema c'è? No? Perché qui gli hanno trovato i soldi in casa? Beh, con gli altri loro sono stati più furbi, che non hanno mostrato i sacchi pieni di soldi. Tutto è venuto tramite bonifico, probabilmente non c'erano i sacchi. Ma quanti miliardi hanno preso le case farmaceutiche grazie a questi accordi di cui noi non sappiamo nulla e che sono volati sopra la nostra testa? Quanti soldi hanno preso? No, ditemelo, perché è interessante da sapere. Questo non vi sconvolge? Alla dottoressa Metsola questo non la fa temere per la nostra democrazia a rischio? A me sinceramente un po' sì, e non solo per questo. Torniamo a parlarne fra un istante. Rieccoci, io sono Francesco Borgonovo, questo è Orso Bruno, oggi in versione in trasferta, quindi vedete uno sfondo diverso, cambiano le tende alle mie spalle, che stavolta sono gialle, però insomma l'argomento
uno di quelli di cui invece abbiamo già in parte trattato, però non lo so, più ci ragionavo in questi giorni più qualcosa non mi tornava, no? E mi stavo domandando questo, ma se noi ci preoccupiamo tanto per la democrazia europea, ora che abbiamo visto questo scandalo incredibile, no? Dei soldi del Qatar, per carità, buste di denaro che fanno richiamare Tangentopoli, queste brutte storie qua, e pensiamo che la nostra democrazia sia a rischio, però, come ha detto Roberta Metsola, vicepresidente del Parlamento europeo, però a me viene da domandarmi, ma allora quello che è successo fino a ieri era tutto normale? Cioè, perché noi potremmo chiedercelo. Ovviamente per i vincoli di bilancio, per l'austerità che ci è stata imposta, per i sacrifici che sono stati così imposti alla Grecia, ad altri, certo, però queste sono valutazioni, diciamo così, politiche, cioè sono politiche che, quelle che io non condivido per niente, però insomma, proceduralmente ci sono stati degli accordi firmati tra gli stati, sono cose bestiali, brutali, però insomma queste. Sono così appunto nel campo della discussione politica. Io trovo intollerabile che sia stato fatto quello che è stato fatto alla Grecia, trovo intollerabile che sia stata imposta a noi l'austerità, però erano trattati fino a prova contraria che noi abbiamo firmato. Però c'è una cosa che è persino peggio di questo, cioè che esula persino da questo, che è la questione dei vaccini. Cioè lì c'è stata una procedura del tutto anomala. Sono state delegate delle persone che abbiamo fatto fatica anche a capire chi fossero inizialmente da parte degli stati per andare a trattare sui vaccini. Io ricordo che a un certo punto fu nominato un dipendente del ministero, un dirigente del ministero della sanità, che il ministro, il viceministro Sileri, allora viceministro, disse: io lo calcerei a calci nel culo. E quello fu mandato a trattare, fu uno di quelli che andarono a trattare sui vaccini per l'Italia. Non sappiamo i dettagli di questi contratti perché nessuno ce li ha mai fatti vedere. Non sappiamo effettivamente quanti soldi abbiamo speso, qui parliamo di miliardi di euro, non di 600, 700 mila o 1,5 milioni, parliamo di miliardi. Soldi nostri che fanno parte di una spesa sanitaria che invece da altri punti di vista è estremamente carente, che ci fanno spendere le stesse autorità che ci hanno imposto l'austerità che poi è sfociata nel taglio dei posti letto. No? È questo che mi lascia sinceramente allibito, no? Perché poi sì, ora la preoccupazione per la democrazia quando quello viene pescato, quell'altro avevano pescato con le mani nel sacco, col trolley con dentro le banconote da 50-100 euro, per carità, tutto orrendo, tutto giustissimo da sanzionare e tutta l'indignazione del mondo, Enrico Letta che dice questa non è la nostra Europa, ma allora la tua Europa è quella che evidentemente sì, è quella che tratta col capo di una multinazionale senza dire nulla a nessuno. Quella è la tua Europa, quella ti va bene invece, caro Enrico. Quella lì è giusta per te, no? È giusto che una trattativa su miliardi di euro dei contribuenti, su una cosa che entra nel corpo dei contribuenti, allora sia svolta senza alcuna trasparenza, senza alcuna chiarezza, senza alcuna comunicazione ai cittadini. Tra l'altro con un aspetto privato di comunicazione tramite messaggini nel cellulare tra il capo di una multinazionale che non è il droghiere sotto casa a cui la von der Leyen mandava dei messaggi per dire senti, tagliami 3 etti di mortadella. E quando questi signori sono stati interrogati, non dalle autorità, interrogati dall'opinione pubblica, dai giornalisti, persino dallo stesso Parlamento europeo. Che cosa succede? Beh, succede che da un lato la von der Leyen si rifiuta di mostrare i messaggi e dice ma io li ho cancellati e non ce l'ho più. E dall'altro Burla rifiuta di presentarsi in audizione per ben 3 volte. La prima volta manda una sostituta che ride in faccia ai suoi interlocutori dicendo ma certo che abbiamo fatto così, ma che problema c'è? Figuratevi se noi ci permettiamo, certo, una delle aziende farmaceutiche più condannate, no? Di sempre, beh però tanti complimenti, no? Cioè questo è normale? Poi posso dire, da parte di Pfizer è persino più normale, cioè Pfizer deve rispondere solo ai propri conti in banca, non deve rispondere all'opinione pubblica, cioè dovrebbe, ma è un'azienda privata, è chiaro che voglia guadagnare, purtroppo, e il fatto che sia un'azienda farmaceutica che abbia come scopo il guadagno è effettivamente un problema, ma quella è la sua funzione, cioè o riformiamo l'intero sistema capitalista, questa cosa resta lì. Ma è l'Unione Europea, i vertici europei, il tempio della democrazia e della libertà, la
La Commissione europea, che è quella che ha più potere decisionale, guidata da una signora che fa questo. E però allora questo è tutto, devo dedurre che questo è tutto bello, tranquillo, sereno, siamo sereni. Cioè, questa è una procedura corretta di funzionamento della democrazia secondo i vertici dell'Unione europea. Perché altrimenti, se indigna Panzeri con le banconote, se indigna la Cailli con le banconote, ed è giusto che indignino. Allora devo dedurre che l'altra cosa non indigna, che quello non mette a rischio niente. Io sono abbastanza impressionato da questa cosa, anche perché ieri sera a 1984 e poi in realtà anche la settimana scorsa abbiamo parlato di questo film che io mi sono guardato con calma e con grande attenzione, un film molto bello. Scritto e diretto da Federico Greco e Mirko Melchiorre, che si chiama C'era una volta in Italia. C'era una volta in Italia, che tra l'altro vi ricordo, li sto recuperando qui perché mi segnalano i due registi e ci tengo molto a farlo sapere perché ci tengo che lo vediate. Allora, questo film sarà venerdì sera. Il film si chiama C'era una volta in Italia, Giacarta sta arrivando, con riferimento a un libro, tra l'altro, un po' ideologico. Il riferimento è un caso storico, ovviamente, ma c'è anche un libro fuori in questo momento da Einaudi, che si chiama Il metodo Giacarta, un po' ideologico su alcune cose, che tende ad assolvere un po', diciamo, la parte sovietica, no, della guerra fredda. Però è interessante vedere sul metodo di azione degli Stati Uniti, in particolare sull'Indonesia, e da lì l'esempio di Giacarta. Non voglio fare spoiler, come si dice, per cui vi consiglio, se vi capita, di leggerlo, è molto interessante, sono sul modo di gestione degli affari internazionali da parte degli Stati Uniti, in particolare durante la guerra fredda, in particolare quello che è stato fatto, vero e proprio massacro che è stato fatto in Indonesia. Questo film parla della distruzione, di fatto, che stiamo portando, che abbiamo portato alla sanità italiana, e l'abbiamo fatto a partire dal 2010, tutto per seguire l'austerità imposta a livello sovranazionale e seguire le politiche europee. E allora, quello che abbiamo visto, quella è la loro idea di democrazia. Tagliare, costringere le persone a rinunciare a dei beni e servizi fondamentali. Quella è la democrazia che va bene? No, perché quello è stato fatto regolarmente, senza una protesta, senza indagini. Per quello i soldi non c'erano, per dare miliardi invece a una casa farmaceutica in gran segreto, con procedure opache, invece sì, però questo va tutto bene. Allora io vorrei che ripensaste e vi poneste questa domanda, no? Che cosa mette a rischio la nostra democrazia? Che cosa davvero inficia le procedure europee? Quel caso, il caso di corruzione, brutto, quello che volete, ma in fondo è endemico alla politica, oppure il modo in cui questa unione tecnocratica è gestita? Io vi invito a vedere questo film, e potrete trovarlo venerdì, questo venerdì alle 19:30, alle 21:30, per chi ci segue al cinema piccolo di Matera. Domenica 18, questa domenica alle 11, al cinema Quattro Fontane a Roma, ci saranno anche i due registi, sia Matera sia Roma, domenica 18. Lunedì 19, invece, questo lunedì, prossimo lunedì alle 21:30, al cinema Greenwich a Roma, ci sarà il regista. Invece lunedì 19 alle 21 al cinema nazionale di Torino, e lo trovate lì. Martedì 20 di nuovo al Greenwich di Roma con Nicoletta Dentico e il regista, e martedì 20, sempre alle 20:30, a Firenze con Gavino Maciocco, Marco Geddes, De Filicaia e uno dei registi. Queste, insomma, sono le date. Poi, se cercate C'era una volta in Italia, proiezioni su Google, lo trovate. Io vi consiglio di vedere questo film. Ancora continua a martellare, perché insomma, un po', insomma, quando mi piace una cosa mi fisso e ci tengo a condividerlo con voi, ma anche perché penso che sia importante. Penso, vorrei che lo vedeste, vedeste lo scempio che è stato fatto dalla nostra sanità, o comunque guardaste i dati, guardaste i numeri, e poi pensate, ma vi rifletteste un secondo: che cos'è che mette davvero a rischio la nostra democrazia? Qualcuno che prende delle mazzette? È certo che la mette a rischio, però quella è malaffare. Mette a rischio chi prende le mazzette, o mette a rischio la democrazia e la vita di tutti noi, questo sistema che ha qualcosa di disonesto, di marcio nel profondo? Non lo so, io delle risposte me le sono date, ho provato a condividere con voi le mie sensazioni, però vorrei che
ciascuno di voi che voglia, se ha voglia di vedere questo film, di rifletterci un attimo, si dia una risposta. E secondo me il problema è il sistema, non è il singolo che prende le mazzette. Il singolo che prende le mazzette è un caso, può essere evitato, può essere arrestato, ma questo sistema continua a esistere.